Salve a tutti affezionati al canale Earthlive 2.0. Oggi parlerò di due posti, in Argentina e Cile, dove sono state appena scoperte cose incredibili che hanno lasciato le persone petrificate in tutto il mondo. Esistono due posti che recentemente hanno sorpreso non solo gli scienziati, ma le persone di tutto il mondo, che hanno appena visto come posti meravigliosi e nuovi ecosistemi si aprono davanti ai nostri occhi. Uno di questi posti ci porta a un punto molto certo del deserto di Atacama, dove qualcosa di nuovo è apparso davanti ai nostri occhi ed è affascinante. Un mondo nascosto che ha attirato l'attenzione dei geologi di tutto il mondo. E nel secondo luogo, bisognerebbe andare fino in fondo all'oceano verso il mare delle coste del Cile. Lì i ricercatori sono scesi lungo un viaggio di 10 ore in uno dei punti più profondi del mondo e mostrarono a tutti che il posto è tutt'altro che inospitale, poiché lì ci sono esseri molto strani. Il deserto di Atacama, conosciuto come il deserto più arido del mondo, è un luogo dove accadono cose assolutamente incredibili e in molte occasioni accadono all'improvviso. Mi riferisco a qualcosa che ha attirato l'attenzione, un'enorme voragine che si aprì all'improvviso più o meno nel deserto di Atacama, all'incirca 665 km a nord della capitale Santiago. Nell'agosto 2022, quando lo videro per la prima volta, era lungo 25 metri di larghezza e circa 200 metri di profondità, ma con il passare dei mesi il buco è diventato sempre più grande, con una profondità superiore di 200 metri e raggiungendo i 50 metri di larghezza, diventando il buco più grande e profondo del mondo. Le autorità hanno detto che questo buco potrebbe formarsi per un calo del livello dell'acqua o, attenzione, per colpa dell'attività mineraria che è vicino al posto. La verità è che quest'ultima opzione sembra quella responsabile, anche se non lo sappiamo ancora con certezza al 100%. Non lontano da lì, nel profondo del deserto di Atacama, il geologo Brian Hynek ha documentato nel mese di dicembre 2023 un ambiente appena studiato e un luogo sconosciuto alla scienza. Si trova nella Puna di Atacama, in Argentina, che è una regione condivisa del deserto di Atacama in Cile e Argentina. L'ambiente è pieno d'acqua e lagune, che sono nel deserto più arido del mondo, che hanno sconcertato gli scienziati. Ma la cosa più sconcertante è che hanno verificato che nell'acqua salata esistono strutture viventi più antiche del mondo e ce ne sono molte, un'enorme barriera corallina. Sono stomatoliti e si ritiene che circa 3.500 milioni di anni fa, quando appena c'era l'ossigeno nella Terra, già si stavano formando queste strane strutture. Le strutture sono costituite da comunità di microbi conosciute come cianobatteri, che metabolizzano minerali e secernono la formazione di carbonato di calcio. Il mistero sta che ce ne sono così tanti e così grandi in un posto così ostile. Si parla di acque eccessivamente salate e anche acide, e sono esposti ad un livello molto elevato delle radiazioni solari, e ancora più mistero è che sono uno dei più grandi al mondo. Alcuni di questi stomatoliti misurano 5 metri di diametro. Brian Hynek ha detto che non assomiglia a nient'altro che abbia mai visto, qualcosa che nessuno scienziato ha mai visto. È semplicemente sorprendente che si possano trovare cose del genere nel nostro pianeta. I ricercatori credono che se esiste vita su Marte potrebbe essere questo tipo di vita. Ma attenzione, perché queste indagini non finiscono qui. Nelle aree vicine a pochi metri di profondità, gli scienziati hanno trovato qualcosa di abbastanza intrigante. Trovarono degli esseri appartenenti a quello che di solito viene chiamato microbioma oscuro, che sono infiniti organismi sconosciuti o che non sono stati mai studiati in profondità perché non possono essere coltivati in laboratorio o non sono rilevabili utilizzando tecniche convenzionali di analisi genetica. Il microbiologo che ha indagato su questo, Armando Azúa Bustos, ha detto che in quasi la metà dei casi, sulla base dei dati, non è stato possibile dire chiaramente cosa avevamo tra le mani. Vale a dire che avevamo una miscela di microbi e quando hanno analizzato il DNA di quei microbi si sono resi conto che il 9% della miscela di DNA che avevano raccolto erano frammenti genetici appartenenti a organismi completamente sconosciuti per la scienza. Quindi c'è ancora molto da fare e indagare per determinare cosa sono questi esseri. E ora andiamo nel fondo dell'oceano, dove si stanno realizzando ultimamente delle spedizioni. Una delle più incredibili spedizioni è una mappatura dell'intero oceano, il progetto SEABED 2030.
Questo progetto servirebbe principalmente per capire tutta la biodiversità, correnti marine, navigazione e anche la posa dei cavi e tubi sottomarini. Ma qualcosa che ha attirato l'attenzione è quando cominciarono a indagare nella profondità della fossa di Atacama. È una fossa che è necessaria monitorare, poiché è una zona pericolosa di subduzione, dove il limite orientale della placca oceanica di Nazca viene subdotta sotto la placca continentale del Sud America. Questo ha causato alcuni dei terremoti più devastanti della storia ed è fondamentale capire cosa succede nella profondità di questa fossa. La fossa non è piccola, è lunga 8 km di profondità e quasi 6.000 km di lunghezza e recentemente si è verificato un caso epico per esaminare il fondo direttamente dagli occhi degli scienziati. Il caso si è verificato nel corso dell'anno 2022, ma i risultati di quello studio sono molto recenti. Come molti di voi sapranno, molti scienziati esaminano qualcosa e poi lo studiano, impiegando un po' di tempo, anche anni, per uscire ufficialmente. In questo caso non è successo così tanto, perché la spedizione era nel 2022. Ma la cosa più impressionante è che qui era proprio nel punto più profondo della fossa di Atacama. Uno degli oceanografi che sono andati a fondo dopo 10 ore di immersione nel buio è stato Rubens Escribano, dicendo che era un qualcosa di magico, come scendere su un altro pianeta e vedere le strutture costruite da questi esseri. Cosa significano le parole di questo ricercatore? Misteriose strutture costruite da esseri. In realtà sono misteriose strutture che erano costruite da questo tipo di verme policheto. Non lontano da lì hanno trovato un cetriolo di mare chiamato Holothuria. Ma è curioso perché l'hanno trovata più in questa fossa che in altre parti del mondo. Ha visto qualche cosa di strano, stelle marine e altre specie di cetriolo di mare chiamato Elpidia Atacama. Poco dopo videro anfipodi giganti che sono esclusivi di quella fossa, chiamata Eurythenes atacamensis, e più intriganti, pesci curiosi che non possono essere toccati perché il loro corpo fragile si disfà. Vengono solitamente chiamati pesci lumaca e sono stati visti anche nella fossa delle Marianne. Ma fai attenzione, nel punto più profondo della fossa di Atacama è stata scoperta una specie diversa da tutti gli altri di tutto il mondo. Questa specie si chiama Paraliparis celti, è una specie di pesce lumaca di acque profonde. La cosa più incredibile è che è un pesce gelatinoso ed è adatto a vivere a pressioni estreme. La maggior parte della struttura dura del suo corpo sono le ossa nel suo interno e anche i denti. Questo tipo di pesce ha bisogno di pressioni a freddo estremo, altrimenti il loro corpo si disfà. Tuttavia, gli scienziati contemplano anche un essere chiamato Munopsid, un essere molto raro con zampe molto lunghe che nuotano avanti e indietro. La verità è che è incredibile cosa esiste in tutta quella zona, un'area che circonda il Cile e l'Argentina. È assolutamente impressionante ciò che è stato scoperto nell'ultimo anno. E non solo, è qualcosa che sorprende gli scienziati ma sorprende tutto il mondo. Certamente aspetteremo con impazienza nuove scoperte e misteri di questi posti per vedere se ci sono aggiornamenti. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.